Questa era la sede nazionale dell'INPDAP, l'istituto di previdenza degli impiegati pubblici, ed era abbandonata dal 2010. Proprietà pubblica quindi che è stata messa in vendita per fare cassa nei confronti dei grossi mercati finanziari, in particolare di una fundraising americano che si chiamano le Blackstone. Queste Blackstone, oltre a detenere buona parte del patrimonio pubblico italiano, detiene anche il 7% del debito pubblico italiano, il 15% del debito pubblico greco e il 30% del mercato immobiliare spagnolo, tant'è che molti picchetti antisfratto che avvengono in Spagna avvengono nei confronti delle banche che hanno come creditore le Blackstone. Tutto il complesso si compone di 16.000 metri quadri. Dal primo piano al settimo piano abbiamo sistemato 130 nuclei familiari di 20 nazionalità diverse. Al pian terreno dove ci troviamo adesso abbiamo già istituito molti sportelli sociali che si occupano essenzialmente dei problemi della casa, del lavoro, della salute e dell'educazione, della scuola, che viene utilizzata da circa 130 minori sia a scopo di sostegno didattico, ma anche utilizzando le competenze, le lingue e le professionalità dei migranti presenti. Ci sono corsi di inglese, corsi di spagnolo, corsi di arabo e corsi di russo, aperti ai cittadini del territorio. C'è uno sportello di tutela e di difesa al lavoro fatto direttamente dai sindacati di base e con l'ausilio della FIOM, Federazione Italiana Operai Metalmeccanici. Nel piano inferiore invece c'è tutto il piano che adesso andremo a vedere, che si occupa dell'aspetto culturale. È venuta Naomi Klein a presentare il suo ultimo libro. Presentiamo tutti i libri inerenti alla rigenerazione urbana, proprio come tentativo e come modello di superamento dell'attuale modello di sviluppo. C'è un auditorium con più di 300 posti, c'è una sala musicale con più di 1500 posti. Nella sala musicale dei 1500 posti era il vecchio schedario di questo posto, che è stato in qualche modo abbellito da tutti i maggiori street art romani, e mo voi ve li godrete. Abbiamo messo in piedi una nostra falegnameria che adesso vedrete. Tutto il materiale che abbiamo prodotto sotto è materiale autoprodotto. Ci siamo fatti da soli il palco, le sedie, i tavoli, le panche e tutto quello che vedrete, cercando di utilizzare materiali ecocompatibili. Nel piano sotto ancora, che è quello ultimo dove si può scendere con la rampa, i garage, sono previsti una serie di laboratori artigianali di antichi mestieri. Educare a competenze opportune ad autocostruirci da soli il nostro benessere e il nostro futuro. All'interno di un meccanismo di economia autonoma, slegato dal solito meccanismo produzione, consumo e profitto. Noi ne abbiamo preso possesso in termini pubblici nell'ottobre del 2013. Da subito abbiamo impostato questa occupazione come un tentativo pratico di utilizzare il patrimonio pubblico inutilizzato a scopi abitativi, sociali, culturali e lavorativi.